Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Ljudski Vrt di Maribor. Ci troviamo nel nord della Slovenia, Maribor, seconda città della Slovenia dopo la capitale Lubiana, 96.000 abitanti, importante località sciistica, poco distante dal confine con l'Austria. Torniamo qui dopo la partita di sabato con annesse polemiche contro la Spagna, 1-0-0 che ci tiene ancora in corsa per la qualificazione. Vincendo questa sera contro la Slovenia saremmo certi della qualificazione, poi vedremo se tra primi o secondi. Potremmo passare anche con un pareggio, sarebbe il terzo qualora la Spagna dovesse battere la Repubblica Ceca. Staremo a vedere, non vogliono fare calcoli i ragazzi di Paolo Nicolato che anche stasera sono in emergenza. Contro la Slovenia, uno dei due paesi ospitanti, l'altro l'Ungheria, è uscito malamente. Oggi terza sconfitta in tre partite, addirittura 6-1 con l'Olanda. E abbiamo già il dato del gruppo A dove sono arrivate tre squadre a pari punti, l'Olanda, la Germania e la Romania. È entrata in abballo la differenza reti, prima Olanda, seconda Germania, fuori la Romania, quindi l'Olanda passa per prima, la Germania passa per seconda. Ma adesso concentriamoci sul gruppo B, quello appunto dell'Italia. La Slovenia ha ancora possibilità, battendo ovviamente l'Italia, di qualificarsi. Potrebbe anche non bastare una vittoria sull'Italia se la Repubblica Ceca dovesse battere la Spagna. Comunque non c'è pubblico, ovviamente si gioca a porte chiuse, ma c'è un grande dispiegamento di forze per quel che riguarda i media locali. È un grande torneo organizzato in Slovenia. Accanto a noi, la nostra destra, tre radio slovene, alla nostra sinistra grande impalcatura per la TV slovena, e insomma cercheranno di dare il massimo ai nostri avversari. Sala che tocca all'indietro per Ranieri che dà poi per Gabbia all'altezza della linea centrale del campo. Gabbia va allo scambio ancora con Ranieri, scavalcata la linea centrale del campo, attacco di Cutrone che imbecca per lo scatto ancora la Maggiore, palla al centro, ecco in Maggiore, forse è stato un po' troppo altruista, avrebbe voluto tirare, prova invece il tiro da fuori, ancora Italia pericolosa, tiro rete, andiamo in avvantaggio con Maggiore, proprio lui che quindi si riscatta dall'autogol nella partita con la Repubblica Ceca. È stata un'azione insistita, il tiro secco di sinistro dopo un doppio intervento da parte del portiere della Slovenia, e con il sinistro la mette dentro per l'Italia. Maggiore, c'era stato un colpo di tacco illuminante di Cutrone per Maggiore che poi anziché tirare ha messo il pallone al centro, l'intervento a liberare, una conclusione di Pobega, la parata a terra del portiere, Raspadori prova a intervenire, arriva Maggiore con il sinistro e la mette in porta, e quindi è Maggiore che sblocca una partita che non era iniziata benissimo per la verità. Azione di Maggiore, il gol dopo la parata del portiere, il rinvio non eccelso da parte di Kanic, l'intervento di Maggiore, e insomma si riscatta il ragazzo che aveva giocato la prima partita con la Repubblica Ceca, sfortunatissimo il suo autogol, e non ha giocato contro la Spagna e poi ha giocato questa partita, avevo detto troppo altruista nel non provare il tiro in precedenza e nel rimettere il pallone al centro. In realtà poi è andato a recuperare un tiro da fuori di Pobega respinto dal portiere, rinviato molto male da Kanic, la conclusione angolata, niente da fare per il portiere, e Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, lui così giovane, nativo di Genova ma famiglia spezzina, ha portato in vantaggio dunque la nostra under. Il pallone è ancora rilanciato, la chiusura ancora di un ottimo Ranieri che davvero finora non sta sbagliando nulla, il rilancio di Ranieri, Raspadori, la posizione è regolare, se la porta avanti Raspadori, conclusione, rete, 2-0, Raspadori, non si è alzata la bandierina e al 18° minuto ci portiamo sul 2-0. Gol di Raspadori, primo gol nell'europeo per Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo. Vanno adesso a protestare i giocatori della Slovenia, però ricordiamo che non c'è il VAR, quindi non può essere richiamato. Il guardaline ha tenuto Winkler la bandierina bassa e quindi siamo già avanti per 2-0 con Raspadori sul rilancio. Tra l'altro Raspadori tenuto nettamente in gioco ancora da Kanic, inizio disastroso per lui, è entrato nel primo gol rinviando sui piedi di Maggiore, non è salito con gli altri compagni tenendo in gioco Raspadori, e quindi Kanic che gioca nel Domžale in patria, squadra dove ha militato anche un giovane Samir Randanovic, attuale portiere dell'Inter, e insomma posizione regolarissima, e quindi gol validissimo di Gianluca Raspadori, 2-0 per l'Italia, Italia 2
2, Slovenia 0 alla 19esima, e insomma ci avviamo verso il successo che cercavamo. Kanić cerca il pallone filtrante per Prelec, Prelec cerca di andare via, si chiude il nostro centrocampo, possiamo ripartire, attenzione, possiamo andare anche in superiorità numerica con Cutrone, però è costretto a decentrarsi, se ne va dalla destra, la rimette al centro, l'intervento a terra, rigore, calcio di rigore per la nostra nazionale under 21, intervento di Zaletel, ha letteralmente perso la testa, la Slovenia under 21 dopo quell'inizio promettente subisce il primo gol, è andata letteralmente in barca, fallo su Frattesi. E quindi al 23esimo minuto abbiamo l'opportunità di portarci già sul 3-0 dopo 23 minuti, neanche protesta Zaletel per questo intervento netto su Frattesi, calcio di rigore, porta alla nostra sinistra, Patrick Cutrone il capitano contro Velik, la rincorsa da parte del nostro numero 10 Patrick Cutrone, l'arbitro controlla che sia tutto a posto, vediamo che fischia per il calcio di rigore, parte Cutrone, rete, intuisce Velik, ma la palla termina in porta al 24esimo minuto, Cutrone su calcio di rigore e siamo 3-0 per la nostra nazionale under 21 sulla Slovenia, under 21 che è andata letteralmente in barca, davvero prenderci gioco di loro, perché ovviamente no, però ci sono in tutti i colleghi della radio e della TV slovena sguardi attoniti, perché insomma sapevano che vincere con l'Italia non sarebbe stata una cosa facile, però essere sotto per 3-0 dopo neanche 25 minuti non se lo aspettavano nessuno, e devo dire che dopo quei primi minuti insomma sembrava un altro tipo di partita. Siamo sulla 3-0, quindi in questo momento 5 punti, gol fatti 4, gol subiti 1, mentre la Spagna ha gol fatti 3, subiti 0, quindi in questo momento siamo primi nel girone. Se dovesse finire così passerebbe sì la Spagna, ma come seconda, mentre l'Italia, che ha segnato un gol in più della Spagna, ha fatto 3-0 con la Slovenia e 0-0 con l'Italia, e quindi contano i gol fatti, visto che la differenza reti è più 3 e che soprattutto che lo scontro diretto è uguale a 0-0, quindi in questo momento siamo primi nel girone e ritorneremo qui a Maribor il prossimo 31 maggio. Prelec che prova ad andare via sulla sinistra, Prelec resiste alla carica di Lovato, la mette ancora al centro, area di rigore italiana, ancora la Slovenia, buona questa giocata, lascia sul posto l'avversario e si sbaglia un gol, aveva fatto tutto benissimo il giocatore della Slovenia, davvero una giocata pregevole da parte del numero 17 Matko, che con un dribbling aveva lasciato sul posto il nostro Gabbia, è andato all'attiro, c'è stata una deviazione di Carnesecchi, se è vero che ci sarà calcio d'angolo, quindi ancora provvidenziale il nostro Marco Carnesecchi, ripeto, aveva fatto una gran cosa Matko, e quindi segnaliamolo, questo numero 17 ha fatto una giocata, l'altro gioca qui nella Maribor, aveva lasciato sul posto Gabbia, parata provvidenziale ancora di Marco Carnesecchi, che finora ha subito solo un gol, l'autogol di Maggiore con la Repubblica Ceca, l'Italia che riparte con Maggiore, lancio per Cutrone che prova a involarsi, Cutrone tiene il pallone, lo protegge, la conclusione questa volta murato dei difensori della Slovenia, ma riparte ancora l'Italia, sempre in area di rigore, ancora Cutrone, dribbla il portiere, va a terra e forse c'è il rigore, sì, c'è ancora rigore e questa volta Cutrone se lo va a guadagnare, probabilmente ci sarà anche il giallo per Velik, il portiere, vediamo che sembrava che avessero scampato il pericolo i giocatori della Slovenia, poi però ancora una volta errore in ripartenza, Velik stava per essere dibrato da Cutrone, lo ha toccato sul piede d'appoggio, i giocatori poi in questo caso non fanno nulla per stare in piedi, non protestano neanche tanto i giocatori della Slovenia, e quindi Cutrone può segnare la sua doppietta, seppur sul rigore, sempre porta la nostra sinistra, il primo tiro lo ha battuto alla sinistra del portiere, vediamo se l'Italia si porterà sul 4-0, la rincorsa di Cutrone, il tiro parata, parata del portiere, cambia angolazione Cutrone che questa volta calcia la destra del portiere che si riscatta con un riflesso, la parata e quindi rigore fallito da Cutrone che ha provato a ingannare il portiere, è stato un bravo Velik a parare, calcio di punizione adesso in a favore dell'Italia che viene battuto velocemente, conclusione da fuori, sono 4
gol strepitoso al 7, al quarto minuto Cutrone si riscatta del rigore sbagliato e segna la sua doppietta, una punizione battuta a sorpresa dall'Italia con la Slovenia che si è fatta sorprendere, gran tiro da fuori di Cutrone e palla in rete per il 4-0 dell'Italia. Vanno a esultare vicino alla panchina e beh, a questo punto il discorso qualificazione è fatto, si addormenta ancora la Slovenia. Devo dire, non sappiamo se facesse pretattica ieri Paolo Nicolato quando ha detto beh, la Slovenia è una squadra che subisce poco, sono 4 gol e siamo alla quinta della ripresa, 3 li aveva presi con la Spagna, bravi nostri indubbiamente, gran destro di Cutrone, imprendibile per il portiere Velich, e quindi Cutrone un gol sul rigore, un rigore sbagliato, un gran gol nel secondo tempo per il 4-0 per l'Italia. Beh, insomma, a questo punto c'è davvero adesso poco da dire, si attende, saranno molto più importanti gli eventuali interventi del nostro Maurizio Ruggeri per la notizie da Azeglie per l'incontro tra Spagna e Repubblica Ceca, per vedere se passeremo per primi o per secondi. Il discorso qualificazione ovviamente non è più in discussione. Gabbia che dà ancora il pallone basso per Zappa che la mette a terra, colpo di testa ma era fuori gioco. Scusa Bisantis, il gol di Gomez per la Spagna, dunque Spagna 1 Repubblica Ceca 0, under 21, a te. E beh, questo diciamo che un po' ce l'aspettavamo, non pregiudica la nostra qualificazione, pregiudica il primo posto perché la Spagna andrebbe quindi adesso a quota 7, vittoria con la Slovenia, pareggio con l'Italia, vittoria con la Repubblica Ceca se dovesse essere confermata, e quindi 7, Italia 5, Repubblica Ceca 2, Slovenia 1. Passano quindi Spagna e Italia al momento. La Spagna però verrebbe qui a Maribor e se la vedrebbe con la seconda del gruppo D, gruppo che vede Portogallo a quota 6, si concluderà domani, Croazia-Svizzera 3, Inghilterra 0. L'Italia invece andrebbe a Lubiana con la prima di questo gruppo, presumibilmente il Portogallo che da molti è data come favorito addirittura per il successo finale. Zappa per Frattesi, ancora per Zappa, l'esterno per Raspadori, il lattaio ancora per Frattesi che va sulla destra, la rimette al centro, deviazione qui davanti al portiere Cutrone, si fa respingere il tiro dal portiere, poteva essere la sua tripletta, più un rigore sbagliato, occasione Cutrone, palla che termina in angolo, ancora un colpo di testa e la parata da parte di Velich che va a sventare sul colpo di testa in corsa da parte del nostro giocatore, ancora una cross, ancora Cutrone che ormai è a un duello personale con Velich, 2 gol fatti, un rigore parato da Velich, altri 2 interventi davvero difficili del portiere sloveno ai danni dell'attaccante, il nostro capitano della nazionale under 21. Intanto Bisantis c'è scusami il 2-0 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Gomez, doppietta, direi che insomma il discorso primo posto lo archiviamo. Incredibile, c'è un'espulsione, espulso Marchizza, l'unico che era ammonito, secondo giallo, espulsione anche oggi. Marchizza, 2 gialli, ha fatto 2 partite, ha finito con 2 espulsioni, 4 cartellini gialli in una partita ormai ampiamente acquisita. 4-0, espulso Marchizza, e beh insomma 5 espulsi in 3 partite, qui sinceramente è un secondo giallo, si vede che è una disposizione UEFA. Nicolato molto pacato, non commenta mai le decisioni dell'arbitro, ha detto non vorrei che questo europeo under 21 sia una sorta di cavia per un certo tipo di direzione arbitrale che deve coinvolgere anche le nazionali maggiori oppure le partite di Champions League, ma sinceramente dare una giallo a Marchizza così poi rimarrà la quinta espulsione in 3 partite, chiudiamo ancora in inferiorità numerica in 10, ma è assolutamente impensabile, non vorrei che insomma fosse arrivata. Intanto c'è ancora il balzo di Carnesecchi che sul colpo di testa tiene inviolata la sua porta mettendo il pallone in corner sul colpo di testa di Stojinovic, uno dei nuovi entrati in campo. Sì, uno poi dirà Marchizza ha fatto 2 partite e ha preso 2 espulsioni con 4 ammonizioni, però posso dirvi che questa seconda è assolutamente esagerata. Siamo dall'altra parte con Cutrone che imbecca per Colombo, l'uscita del portiere, prosegue Frattesi, ancora il portiere che va a Velich a respingere con i pugni. Italia ancora vicino
Messina con Colombo e Frattesi al gol para Velica. L'arbitro controlla il cronometro, tre fischi, finisce qui. Italia batte Slovenia 4-0, l'Italia prosegue il cammino nell'Europeo, fase finale, eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno. L'Italia passa per seconda alle spalle della Spagna, giocherà con la vincente del gruppo D, quello che comprende Portogallo, Svizzera, Croazia e Inghilterra, presumibilmente il Portogallo, in quella di Lubiana lunedì 31 maggio. Il tabellino 4-0 qui a Maribor per l'Italia, le reti nel primo tempo Maggiore al nono, Raspadori al 18esimo, Cutrone su calcio di rigore al 24esimo, lo stesso Cutrone al 44esimo si è visto parare un rigore da Velik, e poi nel secondo tempo gran gol di Cutrone al quarto che ha chiuso il discorso. Italia che però anche questa volta ha chiuso in inferiorità numerica, espulsione decisamente esagerata, somma di ammonizione per Marchizza che sempre per somma di ammonizione era stato espulso con la Repubblica Ceca. Si abbracciano i nostri giocatori, obiettivo raggiunto in scioltezza, 4-0 sulla Slovenia, Italia che quindi rimane nell'Europeo ed è tra le migliori under 21 d'Europa. Si sono qualificate Olanda, Germania, Spagna e Italia, domani le altre 4. Grazie a tutti per l'ascolto, rimanete sulle onde di Radio 1. Giuseppe Bisantis dallo stadio Liuski Vert di Maribor ricorda il risultato finale, Italia 4 Slovenia 0, e vi auguro un buon proseguimento di serata.